Oggi parliamo di lavoro agile. Questo termine, che viene anche declinato in inglese come smart work, è un neologismo per indicare quelle forme di lavoro in modalità non tradizionali, cioè non tipicamente legate al luogo fisico, al posto di lavoro, ma che si possono articolare al di fuori, da casa, da altri luoghi e comunque in remoto. Qual è la particolarità di questo lavoro agile? È che sfugge ai tradizionali canoni classificatori del tempo e quindi io non lavoro per le ore che metto a disposizione della mia datore di lavoro, ma per il risultato che porto. Quindi si tratta di coniugare la subordinazione, intesa in senso classico di lavoro dipendente, quindi non stiamo parlando del professionista, con però una prestazione di lavoro che sia definita sulla base di quello che produco, di quello che porto come utilità all'impresa. Per dare una concretezza a questo lavoro agile è stato presentato un disegno di legge. Questo disegno di legge consente in sostanza che più della metà del tempo di lavoro passato complessivamente per l'impresa sia speso altrove. Naturalmente tutto questo si coniuga con le nuove tecnologie, dai tablet al cellulare, ai terminali che ognuno di noi ormai è abituato a portarsi in giro. Quindi io potrò, per esempio, contabilizzare nel mio lavoro prestato anche quella mezz'ora, quell'ora che passo, magari la sera dopo cena, sulla mail oppure attaccato al server aziendale. C'è un limite ovviamente a tutto questo ed è costituito dal fatto che non diventi una modalità pervasiva. Cioè noi tutti siamo ormai legati da queste tecnologie al nostro datore di lavoro. Fino a quando questa tecnologia non ci consente più di essere veramente svincolati? Cioè è un rapporto di lavoro che è 24 ore su 24, ecco qui è la sfida della nuova legge, trovare dei limiti in modo da poter da un lato soddisfare l'esigenza di un lavoro che è sempre più agile, sempre più disarticolato, dall'altro evitare che diventi un modo di controllo permanente verso il lavoratore.